Ciao ragazzi, eccoci con la seconda ball del Low Surprise Movie Magic, quindi la nuova serie appena uscita. Onestamente non so nei negozi se siano ancora uscite, io l'ho presa su Amazon e oltre a questa c'è anche la serie, quella 2 o 3 delle Present, che quella non ho visto mai nei negozi. Cioè io onestamente non sto più trovando LOL nuove nei negozi, sto trovando tutte le serie vecchie, anche scontate. Quindi non capisco più se ormai è diventato un po' una nicchia di alcuni negozi super forniti o una nicchia proprio dell'online. Quindi non lo so, mi pare un po' strano. Vabbè, non è che noi siamo... Io sono proprio in un paesino, quindi alla fine non è detto che magari proprio nella nostra zona ci sia. Quindi vabbè, magari chi abita, che ne so, Roma, Milano, quindi grande città, avrà già tutte queste serie nei store, ma io proprio... Nuia. Ok, allora, come dicevo, questa è la seconda ball che apro, la seconda è, presumo, l'ultima, quasi certamente, perché proprio... Vabbè, se non avete visto il video vi consiglio di andarlo a vedere, così sapete appunto cosa ne penso e quali sono le mie LOL preferite. Ok, allora, bando alle ciance, andiamo a... aprire con la zip. Sto giro mi sa che la vedo male, invece no. Yay, allora interessante, questa volta è sempre argento ma mi sembra viola, può essere, e l'indizio è diverso. Allora c'è scritto sparkly o glitchy. Ok, quindi deduco che non sia la stessa LOL della scorsa volta. Via. Oh sì, è proprio... è viola. Ok. Bello questo viola. Mi piace, ragazzi, mi piace. Il pacchettino, bello grande. E andiamo a vedere. Allora, la prima cosa che voglio vedere è... evviva... Ragazzi, ho trovato di nuovo l'occhiale rosso, quindi non riuscirò a completare il mio occhiale 3D. Vabbè, peccato. Poi, questa è la checklist, la faccio vedere per chi non l'avesse ancora visto. È suddivisa in due gruppi, quindi il cast e la crew, che aiuta appunto il cast a realizzare il film. E poi abbiamo, come sempre, la divisione in popolare, fancy, raro e ultra raro. Qui abbiamo gli indizi da appiccicare, come l'altra volta, per il messaggio segreto, praticamente la stessa cosa, solo in inglese e in francese. Che poi dico, perché il francese? Boh, vabbè. Vediamo la clip del film, che questa volta è questa. Oh, sta cosa che arriva tutta rovinata mi dà un po' fastidio, a parte che non la uso, però insomma mi dispiace. Ed eccola qua, wow, beh questa devo dire che è bella da vedere, un po' inquietante perché sembra tipo film horror, ma che poi dico, scusate un secondo, allora prendo quella dell'altra volta, che è questa, allora si possono mettere insieme e ci sta, però ne alzi uno alla volta, è già questo. Però mettendo così, ok, allora... vai avanti, tan tan tan, passi alla seconda scena, ma poi arrivi qua, non so se riesci, scusate, vediamo se... ah no, ci passa comunque. Mi piace tantissimo, cioè nel senso mi piacciono le immagini, dovrò metterci, secondo me taglierò questo pezzo e glielo metto proprio già dietro. L'idea è carina, ma un po' inutile, a mio avviso, poi ovviamente ognuno è libero di pensarla come vuole. Qui abbiamo le istruzioni, che come vedete neanche fosse un bugiardino. Ok, allora qua c'è la LOL, andiamo a vedere tutto il resto. E mi sembra, ops, ho spaccato tutto, che ci siano più accessori della scorsa volta. Allora, c'è più bustine. Oro. Ok, scusate. Oro, allora abbiamo dei sandali alti, super glitterati. Ok, poi la clip
per gli occhiali, ma che purtroppo io ho solo il rosso, quindi non posso fare il doppio rosso. Bottiglia, la... cosa c'è scritto? La Boldatar? Potrebbe essere. Quindi, scusate, ormai sono curiosa. Oh mio Dio, ragazzi! Unbelievable! Ho trovato la rara. Ho trovato lei. Sono sicura che ho trovato lei. E vederla così non mi piace per niente. Yay! Allora, vediamo. Cos'è sta roba? Una TV. Cinematic. Ma si apre? No, non fa niente. È un pezzo di plastica. Please stand by. Oh, però è pesante, ragazzi. Ok, va bene. Poi vediamo cosa c'è qua. Il cappello. Ecco, una cosa che ho notato anche nella serie... oh, mamma mia, ho lanciato i glitter che c'erano dentro la busta ovunque. Vabbè, dettagli. Mi piace che abbiano messo adesso i cappelli con questo elastichino. L'ho già visto in un'altra LOL della serie Surprise e la trovo veramente un'idea geniale. Qua perde una valanga di glitter, cioè... Ok. Qui ci sarà l'outfit, deduco. Eccolo qua. Che poi non capisco chi dovrebbe essere questa... per questo personaggio, insomma. Vi chiederei di commentare, però questo è sicuramente un video adatto ai bimbi e quindi ci sarà il blocco dei commenti, perciò magari se avete piacere darmi qualche consiglio scrivetemi un'email o scrivetemi su Facebook come volete. Allora, fatemi capire. Intanto problemi al mento, una cosa che odio. Odio. Allora, dall'immagine non sembra neanche lei, ve lo giuro. Devo dire che è molto particolare, anche se, non lo so, ha qualcosa che non mi quadra. Non lo so. Allora, sono contenta perché comunque è una delle poche con... cioè nuove, nel senso che non le hanno già proposte, come appunto la colore della carnagione, come l'acconciatura dei capelli, è qualcosa di nuovo. Guardate anche che dettaglio sulle braccia e sulle gambe, quindi anche, cioè, mi piace come idea. E quindi comunque sono contenta, al di là che sia una rara o meno, sono contenta di aver trovato qualcosa di nuovo e non la solita... ho venuto un nuovo termine, non so se magari qualcuno l'ha usato, la solita lollata. Hashtag lollata. Va bene, ok, non so se qualcuno l'ha già coniato questo termine, in caso è diventato il mio nuovo termine, la solita lollata. Ok, ragazzi, per mettere questo vestito ho praticamente lasciato tutti i glitter sul tavolo. Ma non mi interessa tanto per il tavolo quanto per il vestito che non ha più glitter. Quindi, vabbè, dettagli. Dettagli, dettagli, mamma mia, mani e tavolo glitterati. Che poi dico, il mantello me lo fai così triste, opaco? Vabbè, dettagli. Quindi, allora, sono contenta di aver trovato, appunto, come vi dicevo, qualcosa di diverso. Adesso sicuramente per mettergli il mantello, per chiuderlo, sarà da morire. Però... boh, vi giuro, avrei preferito qualcuno della crew piuttosto che un'altra del cast, anche per vedere se magari c'è proprio qualcosa di diverso nel concept, cioè se magari nella crew hanno messo delle cose diverse e, che sono proprio della crew, piuttosto... ok, volevo proprio questa cosa che si staccasse la testa. Tanto lei cambia colore o sputacchia. Beh, se sputacchia, no, cambia solo colore perché sennò ci dovrebbe essere la pipettina. Questa cosa dei mantelli è... anzi, qualsiasi cosa che loro fanno, che ha il gancetto piccolino ogni volta,
si sta una vita e poi si stacca. Ok, almeno sono riuscita a metterlo decentemente. Ok, vabbè, non mi fa impazzire, però apprezzo, come dicevo, apprezzo il fatto che sia diversa e quindi la terrò. Andiamo con il cappello. Allora, il cappello va messo così. Ok, eccola qua. No ragazzi, troppo oro. Allora, a me non piace l'oro, onestamente, l'ho sempre detto. Alcune volte mi piace, però sono sincera, altre, come in questo caso, proprio non mi piace. È troppo. E il troppo storpia, come in questo caso. Quindi, sì, a vederla così, ragazzi, la scambierò sicuramente. Quindi la metterò su Vinted per uno scambio o per un'eventuale vendita. Perché così proprio non mi piace, no, no. È troppo, veramente troppo, troppo, troppo. E quindi no. Direi proprio di no, mamma mia, ragazzi, che brutte cose. Quindi, se dovessi scambiarla, allora, sicuramente prima vorrei vedere le foto, diciamo, l'originale piuttosto che l'artwork. Ma penso che mi piacerebbe piuttosto una di quelle della Crew, come vi dicevo. Perché le altre, a vederle così, appunto, parlando di artwork, non mi piacciono per niente. E quindi preferisco qualcos'altro. E niente, non lo so. Questa proprio è veramente troppo oro. Ma troppo, troppo, troppo. Ok, ragazzi, quindi abbiamo aperto l'ultima LOL Surprise Magic Movie. E niente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo eventualmente di cliccare la campanellina, così venite avvisati quando pubblico nuovi video. E niente, un bacione e ci vediamo al prossimo. Bye bye!